Come sempre più spesso accade, la solidarietà corre anche sui social, in questo caso sul gruppo Facebook Sei di Arezzo Se. Il pensiero degli aretini va ancora una volta alla popolazione reatina colpita aspramente dal sisma dello scorso 24 agosto. È nata così sul gruppo la proposta di devolvere gli incassi della giostra straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia ai reatini colpiti dal terremoto. Beh, legandoci proprio al concetto stesso della misericordia, il concetto è sicuramente proponibile. Questa è l'opinione del sindaco, che tuttavia deve sottoporre quest'idea, questa considerazione alla istituzione Giostra del Saracino, che è titolare del sistema di entrate e uscite che riguardano il Saracino. Però credo che per la nostra città sarebbe un segnale importantissimo. E quindi mi auguro che questa nostra iniziativa possa trovare il consenso dell'istituzione e dare così un segno tangibile a queste popolazioni martoriate da questo evento. E alla richiesta nata sul web ed immediatamente accolta e sostenuta da numerosi aretini, fa eco anche il PD di Arezzo. Mi sembra anche doveroso che in questo momento, appunto, che c'è una situazione così disagiata, con delle persone che si trovano senza case, senza possibilità, appunto, di dimorare normalmente nelle loro abitazioni, anche da parte del Comune di Arezzo, anche da parte del mondo della giostra, ci sia un segnale forte. Quindi la richiesta che ho inoltrato al sindaco, al vice sindaco e al presidente dell'istituzione giostra è appunto quella di devolvere gli utili, una parte degli utili a queste popolazioni. Questo mi sembra doveroso. Di queste iniziative ne stanno nascendo tantissime, anche il PD a livello nazionale e locale si attiverà per questo e penso che anche la giostra possa dare un segnale in questo senso.